Il problema con l'asteroide che ha fatto estinguere i dinosauri non era il fatto che fosse caduto, ma dove. Questa roccia spaziale gigante ha trovato il posto peggiore in cui atterrare. Inoltre, l'angolazione con cui ha impattato il suolo è stata parecchio sfortunata. Se fosse caduto verticalmente, avrebbe causato meno distruzione. Invece, è caduto con un'angolazione tale da gettare un'enorme quantità di polvere nell'aria. Dopo il disastro, hanno iniziato a bruciare tonnellate di fuliggine. 65 milioni di anni fa, solo il 13% della superficie terrestre conteneva la giusta quantità di zolfo e petrolio necessari per formare quantità colossali di fuliggine. Se l'asteroide fosse caduto sull'altro 87% del territorio, i dinosauri potrebbero essere ancora vivi. Invece, ha colpito il posto peggiore che poteva e ha sollevato tonnellate e tonnellate di materiale che ha preso fuoco nel cielo. Una nuvola di particelle incandescenti ha coperto il cielo e si è sparsa sulla terraferma. Poi queste particelle si sono depositate a terra e hanno causato vasti incendi. Gli alberi sono bruciati, creando ancora più fuliggine che saliva in cielo. Ma l'asteroide non si è scontrato solo con le rocce. È caduto sulla costa in un punto in cui il fondale marino era pieno di solfato. Come risultato della collisione ha iniziato a bruciare, il che ha causato il rilascio di acido solforico nell'atmosfera. L'aria si è avvelenata. È per questo, quindi, che i dinosauri non hanno avuto alcuna possibilità di sopravvivere. Ma ora immaginiamo che l'asteroide cada in un altro posto, da qualche parte in mezzo all'oceano. Enormi onde inonderebbero parte della Terra, ma quasi tutte le specie di dinosauri sopravviverebbero. O ancora meglio, la roccia sarebbe potuta cadere da qualche parte nel deserto, lasciandosi alle spalle un cratere gigante. Non ci sarebbe stato altro. Certo, i dinosauri nei paraggi non sarebbero sopravvissuti alla collisione, ma la situazione non sarebbe stata così critica. Quindi le lucertole giganti dominerebbero ancora il nostro pianeta e non permetterebbero ad altri animali di svilupparsi, poiché il tirannosauro e altri feroci rettili cacciano mammut e altre antiche creature. I mammiferi diminuiscono. I velociraptor si contendono il territorio con le tigri dei denti a sciabola e gli orsi giganti. Inizia una lotta per la sopravvivenza tra dinosauri e altri animali. Poi arriva l'era glaciale e alcuni rettili non sopravvivono. Poi entrano in campo nuovi giocatori, i primi antenati degli esseri umani. Vivere fianco a fianco con i dinosauri non è facile. Le lucertole attaccano insediamenti e grotte, quindi le persone devono costruire mura alte per proteggersi. A proposito, il tirannosauro è meno pericoloso di quanto si possa pensare per gli esseri umani. Secondo le ultime ricerche, molte creature sono state in grado di sfuggire a questo mostro. Sì, probabilmente hai visto com'erano veloci a raggiungere le macchine nei film, ma nella realtà non sarebbero così spaventosi. Paleontologi e biologi hanno analizzato la forza delle ossa del dinosauro e hanno scoperto che non poteva raggiungere alte velocità. Il massimo di cui era capace era correre due volte più lentamente di un atleta. Sono passati migliaia di anni. Le persone hanno imparato a vivere con i dinosauri. Sono persino riusciti a domarne alcuni. Hanno addomesticato quegli erbivori per sviluppare l'agricoltura. Triceratopi e tori ora arano i campi insieme. Immagina fattorie brulicanti di diplodochi e brachiosauri. Le persone si arrampicano sui loro lunghi colli e da lì raccolgono frutti da alberi alti. Gli stegosauri proteggono i pascoli dai lupi e velociraptor. I dinosauri con corazze, come gli anchilosauri, aiutano le persone ad attraversare i deserti e, insieme a cammelli e asini, portano carichi pesanti. Gli esseri umani condividono la terra con gli antichi dinosauri, convivendo in armonia. La situazione nei mari e negli oceani è molto peggiore. I rettili marini attaccano le navi di legno e catturano tutti i pesci. Immagina di navigare verso un altro continente, con tonnellate di grano, tessuti, pelliccia e altri beni. E poi ti appare all'orizzonte un mosasauro gigante, una delle lucertole marine più potenti. Un grande squalo bianco sembra un piccolo pesce in confronto. Questa creatura potrebbe facilmente sconfiggere un megalodonte e poi imbattersi in una nave di legno. Morde il ponte e trascina tutta la barca sott'acqua. I dinosauri marini sono il principale ostacolo alla comunicazione tra i paesi, fattore che rallenta i progressi di oltre 100 anni. Vengono costruite navi metalliche per resistere agli attacchi del mosasauro e infine si riescono a stabilire collegamenti marittimi. Un problema simile si verifica quando i primi aerei decollano nel cielo. Immagina di volare su un Boeing commerciale. Guardi fuori dal finestrino e vedi un pterodattilo. Ah, aspetta, è impossibile. Queste lucertole alate non sono mica così veloci, ma un elicottero possono benissimo raggiungerlo, o anche un vecchio biplano.
Ciò rappresenta una seria minaccia per i voli, motivo per cui a bordo vengono installati sistemi di protezione acustica. Gli pterodattili ne sentono gli ultrasuoni irritanti da lontano e vi si tengono alla larga. Anche sottomarini e navi vengono forniti della stessa schermatura sonora. Poi, dopo che le persone hanno imparato a difendersi dai dinosauri, bisogna affrontare un altro problema. I dinosauri sono i re della fauna selvatica, quindi surclassano tutte le altre specie animali. I dinosauri scorrazzano nelle savane africane e quelli con pelliccia vivono nelle fredde foreste invernali. I re della natura selvaggia sono leoni, lupi e orsi, non sono i governanti della natura selvaggia. I rinoceronti combattono con i parasaurolofi. Gli stegosauri attaccano gli ippopotami e gli sottraggono territorio. Nelle giungle vivono dinosauri velenosi. I dinosauri che possono arrampicarsi sugli alberi spaventano le scimmie. Immagina una scimmia rettiliana che salta da un ramo all'altro. Per salvare gli animali dallo sterminio, la popolazione di rettili va tenuta a bada. In tutti i paesi vengono creati parchi naturali e riserve in cui vengono portati i dinosauri per separarli da altri animali selvatici. I dinosauri sembrano essere completamente sotto controllo. Quando finisce il pericolo causato dai rettili giganti, si iniziano ad allevare dinosauri innocui e più piccoli. Qualcuno compra un camaleonte e qualcuno tiene un micro cerato a casa. Ci sono mostre di dinosauri. Le persone portano queste creature a fare passeggiate come se fossero cani. Alcune persone si scattano selfie con i rettili, fanno shopping e si siedono nei bar con i piccoli dinosauri. Ora non sono più bestie tremende, sono carini? Si cavalcano cavalli, cammelli, parasaurolofi e pachicefalosauri. Certo, molti hanno cercato di domare i velociraptor, ma non ci sono riusciti. Sono rettili pericolosi e non sanno obbedire. Domarli è difficile quasi quanto domare un alligatore. Ma cani e gatti sono ancora più popolari perché sono più intelligenti. Il cervello dei dinosauri è quasi come quello dei polli. Ma chissà, se fossero vissuti fino ad oggi, forse si sarebbero evoluti in creature più intelligenti. Immagina se i dinosauri fossero intelligenti. In questo caso, le persone avrebbero un grosso problema. Alcuni scienziati pensano che anche se un meteorite non avesse fatto estinguere i dinosauri, non sarebbero sopravvissuti fino ad oggi. Il loro peso, infatti, era un carico enorme sulle loro ossa e articolazioni. La maggior parte dei dinosauri non sarebbe stata in grado di sopravvivere all'era glaciale con caratteristiche tali. Ma quelli più piccoli forse ce l'avrebbero fatta. Dinosauri veloci e agili, come il velociraptor e il pachycefalosauro, sarebbero sopravvissuti, ma in che forma? I dinosauri potrebbero essersi evoluti in qualcos'altro? Guarda il caro vecchio pollo. Molti scienziati credono sia un discendente diretto del formidabile tirannosauro. Da qualche parte nel profondo del DNA di questo uccello ci sono i geni che aveva anche il dinosauro. Sì, è difficile da credere, ma guarda la struttura del corpo del pollo e come cammina. Togligli le piume, ricoprilo di squame e mettigli una mandibola dentata anziché un becco. E ora hai un mini T-Rex nel pollaio. E a proposito, non sono solo i polli a poter essere parenti dei dinosauri. Molti uccelli sono discendenti viventi dei dinosauri. Sorprendentemente, alligatori, serpenti, coccodrilli e varani sono vicini agli antichi rettili tanto quanto pellicani, cicogne e altre creature volanti. Nel corso di milioni di anni di evoluzione, le zampe dei dinosauri si sono trasformate in ali e le mascelle allungate e dentate sono diventate becchi. La genetica degli uccelli è la chiave per comprendere i dinosauri. I pellicani sono simili agli pterodattili, agli struzzi, ai velociraptor. Forse molti altri animali condividono anche alcuni geni con i dinosauri. Se il meteorite non fosse caduto, i dinosauri si sarebbero evoluti in creature completamente diverse e insolite. Gli scienziati vogliono studiare attentamente il DNA degli uccelli e cercare di invertire l'evoluzione con l'aiuto dell'ingegneria genetica. E sperano un giorno di riuscire ad allevare delle vere e proprie uova di dinosauro. Ma per fare questo devono trovare un genoma specifico che non sia cambiato nel corso di decine di milioni di anni. Si nasconde nel DNA e non è così facile trovarlo ed estrarlo. Pensi che vedremo dei rettili potenti entro il 2050? Grazie alle nuove scoperte e tecnologie fossili impariamo sempre di più sulla biologia dei dinosauri. Alcuni già sanno che molti dinosauri erano colossali, terrificanti e malvagi. Ma per chi non si è fatto ancora un'idea precisa, grazie alla biologia comparata, all'analisi dei pigmenti e ai nuovi potenti raggi X, abbiamo potuto ottenere informazioni su caratteristiche specifiche come i loro colori, comportamenti alimentari e la forma delle loro lingue. Proprio così, la forma delle loro lingue, cosa che per un lungo periodo di tempo è stata una sorta di mistero.
Questo perché le parti morbide e carnose dei dinosauri non vengono quasi mai conservate in forma fossile. Ma grazie alla scoperta di alcune ossa ioidi sopravvissute che si trovano alla radice della lingua davanti al collo, ora abbiamo qualche indizio. La maggior parte degli animali ha questo osso ioide che è ancora alla lingua. La forma e la complessità di questo osso ne determinano la libertà di movimento. Gli scienziati hanno scoperto che quasi tutti i dinosauri avevano lingue semplici e piatte, molto simili a quelle dei coccodrilli attuali. Sì, questo coccodrillo. Vai avanti e dai un'occhiata più da vicino. No, scherzo. Torna indietro. Diamo un'occhiata ad alcuni dinosauri specifici e iniziamo con il Brachiosaurus. Mi butto a indovinare. La maggior parte di voi lo conosce per il suo collo. Eh sì, quello che aveva il collo di 9 metri. Nonostante il suo collo sia la sua caratteristica più distintiva, il suo nome significa in realtà lucertola del braccio in greco. È risaputo che il Brachiosaurus sia stato uno dei più grandi dinosauri mai vissuti. In media raggiungeva i 23 metri di lunghezza e i 12 metri di altezza. È all'incirca la lunghezza di due autobus e l'altezza di un edificio di 4 piani, nessuno dei quali esisteva nell'era di questo amico qui. Abbiamo delle ossa frammentarie di zampe e vertebre di dinosauri ancora più grandi, ma questi resti scheletrici sono troppo pochi per determinare le dimensioni esatte. Quindi questo amico potrebbe essere stato il più grande dinosauro di sempre. Grande erbivoro, grazie al cielo, si pensa che il Brachiosaurus mangiasse fino a 400 kg di materia vegetale secca ogni giorno, di cui la maggior parte era costituita da alberi di conifere, ginkgo e cicadofite. Quest'ultime potrebbero essere state difficili da raggiungere per questo dinosauro, perché i ricercatori hanno scoperto che i suoi denti avevano la forma di un cucchiaio e non erano ideali per masticare cibo. Questo significa che la creatura ingoiava la vegetazione intera, poiché i suoi denti erano adatti a prenderla, ma non a frantumare grossi pezzi di piante. Questo, insieme alla forma del corpo del dinosauro, suggerisce che il Brachiosaurus voleva nutrirsi il più rapidamente possibile. Dinosauri come questi non sempre sfruttavano la loro capacità di spogliare alberi imponenti. Il Brachiosaurus viaggiava in branco, spostandosi quando finiva tutta la vegetazione locale. E intendo tutta la vegetazione locale, non solo quella in alto sugli alberi. È probabile che la creatura integrasse la propria alimentazione con vegetazione a livelli inferiori, soprattutto dopo aver setacciato tutti gli alberi. Questo modo di nutrirsi era il più energicamente attraente per questo gigante. Infatti, mangiando vegetazione più bassa, i ricercatori ritengono che i dinosauri risparmiassero fino all'80% di energia rispetto a quando si nutrivano di fonti di cibo in alto. Hanno anche scoperto che le narici dei brachiosauri erano sulla parte anteriore del muso e non sulla parte superiore. Questo perché ora sappiamo che vagavano per le fertili pianure alluvionali in branco, mentre per decenni si è creduto che queste creature vivessero in profonde paludi acquose. Diamo un'occhiata a un altro mito comune su un dinosauro popolare. Per favore, un applauso per il Tyrannosaurus Rex, probabilmente il più famoso di tutti i dinosauri. Le scoperte degli ultimi 100 anni hanno rivelato che i teropodi avevano la pelle fittamente piumata. I teropodi sono la famiglia di dinosauri a cui appartiene il T-Rex, quindi naturalmente tutti hanno iniziato a pensare che anche la creatura fosse stata ricoperta di piume. Tuttavia, uno studio del 2017 ha preso delle impronte della pelle di questo iconico dinosauro e non ha trovato prove delle strutture necessarie per sostenere le piume. Se il T-Rex avesse avuto piume, le avrebbe avute solo sulla schiena. Di altri dinosauri della stessa famiglia del T-Rex, invece, sono stati rinvenuti resti con le piume. Un esempio di questo potrebbe essere il dinosauro Utyrannus. Al momento, la teoria accettata è che le piume non fossero una caratteristica comune dei T-Rex. Ciò rende più facile credere che le piume fossero esclusive dei tirannosauridi più piccoli e servissero per mantenere la creatura al caldo. Per molto tempo, i ricercatori hanno pensato che le piume fossero una caratteristica esclusiva della famiglia dei teropodi, ma questa teoria è stata smentita. Delle prove fossili scoperte in Siberia ora suggeriscono che diversi gruppi familiari di dinosauri avevano piume.
I fossili siberiani in questione appartenevano a un'altra specie di dinosauro, Bulinda Andromeus Zabaikalicus. Oh, pensi che l'abbia pronunciato male? Va bene, dimostralo. Ora, questo dinosauro, lo chiamerò Culinda, aveva una struttura del bacino superficialmente simile a quella di un uccello ed era lungo circa 1,5 metri, alto quanto un frigorifero. Dato che le piume servivano a mantenere il calore, è del tutto possibile che i dinosauri dei climi freddi avessero più piume di quelli dei climi caldi. In generale, gli animali più grandi faticano meno a tenersi al caldo. Quindi è probabile che nessuno dei grandi dinosauri che vivevano in questi climi caldi avesse piume. I dinosauri più piccoli che vivevano in climi freddi, al contrario, avevano molte piume. Ora capiamo anche come apparivano alcuni dei disegni e dei modelli di queste piume sui dinosauri, grazie alla scoperta di un Ornithomimus, completo di tracce di piume e pelle. Il nome di questo dinosauro deriva dal greco e in realtà si traduce in «imitatore di uccelli». In genere erano lunghi 3,5 metri, alti quasi quanto una giraffa e, nonostante fossero onnivori, non avevano denti. Altre caratteristiche distintive. Tre dita che erano tutte insolitamente della stessa dimensione in lunghezza. E, nonostante i loro crani sottili, avevano anche grandi cavità cerebrali. Le loro gambe erano estremamente lunghe, in particolare le ossa dei piedi. Combina questo con i loro becchi sdentati e il collo lungo, e sì, deve essere sembrato molto simile a uno struzzo. Sebbene non siano grandi come il Brachiosaurus o i dinosauri in generale, sono più grandi di qualsiasi altro uccello al mondo. E non erano solo gli arti del corpo di un Ornithomimus a farlo assomigliare a uno struzzo. Avevano anche motivi di piume molto simili. La testa, il collo e la parte inferiore delle zampe erano per lo più privi di piume, ma il resto del corpo era ben ricoperto di piumaggio lanuginoso, insomma uno strato di piume di uccello. È possibile, come per gli struzzi, che il dinosauro usasse questa copertura per regolare la sua temperatura corporea. Nonostante alcuni dinosauri possedessero piume come gli uccelli, oltre ad essere anche loro lontani parenti, i dinosauri non avevano il tipo di piume necessario per volare per la maggior parte della loro esistenza. Le piume trovate nelle impronte fossili o conservate nell'ambra hanno permesso ai ricercatori di capire perché le creature non fossero particolarmente aerodinamiche. La struttura di queste piume appare molto semplice, con un fusto centrale poco definito e flessibile. Queste piume erano un vero e proprio fashion statement. Sicuramente attiravano l'attenzione di altri dinosauri. Inoltre avrebbero anche avuto la capacità di regolare la temperatura corporea. Sorpreso di sapere che i dinosauri avessero piume simili a quelle di uno struzzo. Aspetta che ti dica che i loro lontani cugini rettili preistorici avevano una cosa simile a una pelliccia. Permettimi di presentarti lo pterosauro. Il suo nome deriva dal greco e significa lucertola alata. Proprio come i dinosauri, inizialmente si pensava che avessero una pelle squamosa o coriacea su tutto il corpo. Ma nel corso del XX secolo, gli esami sui fossili hanno rivelato che molte parti del corpo degli pterosauri erano pelose. L'apertura alare di uno pterosauro potrebbe raggiungere una larghezza di oltre 7 metri, quanto un autobus londinese, per capirci. La sua mascella sdentata era molto lunga e assomigliava a quella di un pellicano. Come può qualcosa che sembra un pellicano essere così terrificante? Queste creature erano ricoperte di picnofibre, strutture semplici, simili a piume nella composizione, ma simili a fili e morbide come una pelliccia. Ulteriori ricerche suggeriscono che alcune parti del corpo dello pterosauro avessero tipi più complessi di piume con fili ramificati. Se si tratta di supposizioni accurate, sarebbe la prima volta che vengono trovate piume su un animale che non era né un dinosauro né un uccello. D'accordo, senti qua. L'acqua bolle più velocemente quando aggiungi un po' di sale. Falso. Non fa alcuna differenza e anche se la fa, l'acqua potrebbe impiegare più tempo a bollire. Ma potrebbe migliorare il sapore della pasta. Buono a sapersi. I pipistrelli sono ciechi. Non è vero. Il mito deriva dal fatto che sono creature notturne e hanno capacità uditive straordinarie. Cacciano al buio e fanno affidamento su una capacità chiamata ecolocalizzazione, ma non sono ciechi. I loro occhi non sono inutili, sono solo abituati a condizioni di scarsa illuminazione. Le balenottere azzurre sono così grandi che la loro lingua può pesare quanto un elefante adulto. Sì, sono enormi. Perdiamo più calore dalla testa. No,
Le persone credono che sia così perché quando fa freddo, la testa è l'unica parte a rimanere scoperta. Se uscissimo all'aperto indossando solo una maglietta, perderemmo calore dalle braccia, dalle gambe, dai fianchi e da altre parti del corpo. Quindi indossate un cappello, ragazzi. Secondo la mappa della lingua, ci sono aree diverse che recepiscono sapori diversi. Non proprio. Ci sono papille gustative che percepiscono certi sapori meglio di altri, ma non significa che un'area intera senta meglio il dolce rispetto a un'altra. Gli studi hanno dimostrato che tutte le aree della bocca hanno papille gustative sensibili a tutti i sapori. Ehi, guarda questa mappa della lingua della balenottera. Sembra vada matta per il plankton. I dinosauri erano giganti? Beh, è falso. I film li mostrano come enormi lucertole squamose. Ma no, prima di tutto esistevano molte specie più piccole, alcune quanto un tacchino o un piccione. Inoltre alcuni dinosauri, come i T-Rex, erano persino ricoperti di piume, specialmente nelle prime fasi di vita. L'ossigeno è incolore? Parzialmente vero. In forma gassosa non ha colore, ma in forma solida e liquida ha una tonalità celeste. I camaleonti cambiano colore per adattarsi a ciò che li circonda? Falso. Sarebbe una cosa faticosa. In realtà a influenzare il loro colore sono l'umore, la temperatura o la quantità di luce che ricevono. Quando i camaleonti si rilassano e distendono le cellule, i cristalli che si trovano al loro interno vengono influenzati dalla luce. Questi animali usano i cristalli per comunicare tra loro, quindi, ad esempio, le tonalità più scure mostrano che non sono di buon umore, che sono più aggressivi. Ok, penso che me ne andrò. I Neanderthal non sono nostri antenati, anche se per un periodo hanno vissuto in contemporanea agli umani moderni, ma in diverse aree del pianeta. Quindi non sono una fase dello sviluppo umano, bensì un'altra discendenza. Erano anche piuttosto creativi, usavano il fuoco, costruivano attrezzi, mangiavano piante medicinali, si pulivano i denti e altre cose simili alla nostra specie. I Neanderthal si sono forse estinti a causa dei duri cambiamenti climatici. I tacchini arrossiscono? Questo è vero. Sono proprio come noi in questo. Da arrabbiati, emozionati o se si sentono male, la pelle del collo e della testa gli diventa rossa. Proprio come succede a mio fratello. I buchi neri non sono realmente buchi come suggerisce il nome. Sono oggetti molto densi con un'attrazione gravitazionale estremamente forte. I fenicotteri sono animali fantastici. Vero. Piegano le gambe al ginocchio. Falso. In realtà le piegano alle caviglie, poiché le ginocchia sono più vicine al corpo e coperte di piume. Le mele dei supermercati sono fresche, forse sì, ma forse no. Possono avere anche un anno, poiché spesso vengono raccolte tra agosto e novembre. Dopodiché vengono ricoperte di cera e asciugate all'aria calda. Alla fine vengono spedite in celle frigorifere e dopo 6-12 mesi le vediamo sugli scaffali dei supermercati. L'acqua in bottiglia ha una data di scadenza. Vero, ma non è l'acqua a scadere, bensì la bottiglia. Questo perché la plastica inizia a liberare sostanze dannose nell'acqua. La bustina di tè non era stata progettata. Vero, all'inizio del XX secolo Thomas Sullivan riempì sacchetti di seta con campioni di foglie di tè e li inviò ai suoi clienti. L'idea era di aprirli e gettare le foglie di tè nell'acqua calda. Molti clienti pensarono di dover mettere quei sacchetti nella teiera senza aprirli. La bustina di tè subì alcuni miglioramenti. Alla fine ricevette cordicelle e cartellini di carta e la nuova invenzione non pianificata fu pronta. I fulmini non colpiscono mai due volte lo stesso punto. Non è vero. Una volta l'Empire State Building è stato colpito 8 volte in soli 24 minuti. C'è stata una terribile tempesta e nulla poteva tenere lontani i fulmini dal luogo colpito. Se un luogo ha caratteristiche che hanno attirato i fulmini già una volta, come la forma del terreno, l'acqua stagnante o l'altezza, potrebbe attirarli di nuovo. Hai così tanto DNA nel tuo corpo che potresti farlo andare dal Sole a Plutone e viceversa. Vero. E non solo una volta, bensì 17. Ovviamente non sembrerai più lo stesso dopo averlo fatto. I coccodrilli sono una delle specie più antiche del mondo. Eh sì, esistono già da 200 milioni di anni, come i miei vicini in fondo al vialetto. Gli opossum dormono appesi per la coda, come si vede nei cartoni animati e in foto. In realtà non lo fanno. Hanno delle code molto forti, quindi possono afferrare i rami e sostenere il loro peso, ma solo per tempi limitati. Gli adulti sono davvero troppo pesanti per rimanere in questa posizione a lungo. Non si riposerebbero abbastanza. La memoria dei pesci rossi dura 3 secondi. Nah. Questi pesci in realtà sono davvero intelligenti. Uno studio ha dimostrato che possono distinguere due canzoni classiche diverse. Non apprendono velocemente, è vero, ma dopo oltre 100 prove ce l'hanno fatta e non sarebbe stato possibile se la loro memoria durasse davvero 3 secondi.
Un tipo di salamandra, puoi leggerlo da solo, può estendere la lingua fino a oltre la metà della lunghezza del suo corpo in soli 7 millisecondi. Vero? È 50 volte più veloce di un battito di ciglia. Dovrai catturare la mappa della sua lingua molto velocemente. Le persone sono multitasking. Non è vero. Controllare le email, parlare al telefono, cucinare, sembra che fare più cose in contemporanea faccia risparmiare tempo. Ma le ricerche dimostrano che non è possibile. Il nostro cervello è programmato per fare una cosa alla volta, quindi quando pensiamo di essere multitasking, in realtà stiamo cambiando attività e ciò richiede più tempo anziché risparmiarcelo e riduce la nostra soglia di attenzione. La Terra non è l'unico pianeta con l'acqua. La NASA ha scoperto che Giove aveva un oceano con il doppio dell'acqua sul nostro pianeta, proprio sotto uno strato di ghiaccio. Anche Marte ha dei corsi d'acqua. Inoltre, la Terra è tonda, oppure no? Tecnicamente, ha i poli appiattiti, oltre a un rigonfiamento all'equatore, quindi ha la forma irregolare di un ellissoide. Gli zombie non sono inventati. Vero. Ok, gli umani non possono diventarlo, come nei film, ma il regno animale ha i suoi zombie. Ad esempio, c'è un fungo che prende il sopravvento sulle formiche, diffondendo sostanze chimiche nel loro cervello. Ciò fa sì che la formica lasci la sua famiglia alla ricerca del luogo in cui il fungo vuole vivere. La cascata più grande del mondo è sotto l'oceano. Oh, verissimo! È nei mari del nord. L'acqua di mare fredda è più densa della cascata calda. Il dislivello è di quasi 3,2 km. La vespa più piccola del mondo non è più grande di una meba. Vero! Questa vespa ha le stesse parti del corpo di altri insetti, come occhi, ali, cervello, gambe e altro, ma è lunga solo 0,02 mm, il che la rende più piccola degli organismi unicellulari da noi conosciuti come amebe. La neve può essere solo bianca. Falso. E non sto parlando della neve vicino agli idranti. Ad esempio, ci sono alcune montagne con la neve rosa, come la Sierra Nevada in California. Questo colore è causato da un tipo di alghe che vive lì. L'aurora boreale ha una sorella, vero? Si chiama aurora australe e puoi vederla nell'emisfero meridionale. Il periodo migliore per vederla è l'inverno. Oltre il 99% degli atomi è spazio vuoto. Vero. Se raccogliessimo tutte le persone del mondo e rimuovessimo da esse tutto lo spazio vuoto tra gli atomi, la popolazione della Terra entrerebbe nelle dimensioni di un'arancia media. Wow, dovremmo provare. Poi vedi come trovi posto sull'autobus. I delfini comunicano tra loro e si chiamano per nome. Vero. Usano fischi vocali specifici per identificarsi a vicenda. Quanto tempo! E grazie per tutto il pesce. Lo sciacquone scorre in direzioni diverse se si trova su emisferi diversi. Falso. La direzione è la stessa, sia che il bagno sia in Australia che in Francia. Le lumache fanno pisolini piuttosto lunghi. Vero. Alcune lumache possono dormire per circa 3 anni consecutivi. Gli squali percepiscono il sangue a chilometri di distanza. Non proprio. Certo, la loro regione cerebrale responsabile dell'olfatto è ampia, ma l'oceano è davvero grande e ci vuole tempo affinché le molecole degli odori si diffondano nei liquidi. In una giornata buona, con correnti favorevoli, uno squalo può annusare la preda a una distanza di un paio di campi da calcio, ma non chilometri. I pinguini chiedono alla loro dolce metà di sposarli. Vero. Sono monogami e, dopo aver scelto un compagno, il maschio dà alla femmina un sassolino per mostrare il suo affetto. Boom! Un'esplosione di onde supersoniche, calore interplanetario, polvere e fumi. L'atmosfera terrestre è stata invasa da una roccia cosmica delle dimensioni dell'Everest. Pochi secondi fa questa roccia, dal peso di trilioni di tonnellate, stava precipitando verso la Terra. Potrebbe andare da New York ad Anchorage più velocemente di quanto impiegheresti a fare una frittata. Il nome di questo mostro? Asteroide di Chicxulub. Nome epico, non è vero? 66 milioni di anni fa questo asteroide si schiantò sulla Terra. Allora i dinosauri dominavano il pianeta, ma non per molto. L'epica collisione è avvenuta in quello che conosciamo oggi come il Messico, nella penisola dello Yucatan, proprio vicino a Cancun, dove i dinosauri facevano le vacanze estive. Beh, probabilmente no. L'enorme roccia spaziale ha colpito l'oceano, ma tutta quell'acqua non è comunque riuscita a fermare l'inevitabile. La collisione ha provocato il rilascio di un'enorme quantità di energia. L'orrore su scala planetaria era iniziato. Immagina un minuscolo sole che illumina la superficie della Terra, con uno tsunami alto quanto la Statua della Libertà che si scaglia dall'epicentro dell'impatto. Non la vedo bene. L'esplosione ha raggiunto ogni luogo. Era rovente, come un forno, e ha bruciato tutto ciò che ha incontrato.
l'impatto ha provocato un colossale terremoto e un'intensa attività vulcanica. Una serie di vulcani ha rilasciato simultaneamente lava calda e cenere. Milioni di tonnellate di cenere e fuligine hanno avvelenato l'aria, formando un'enorme nuvola di cenere nell'atmosfera che ha bloccato i raggi del sole per diversi anni. Il lungo inverno era iniziato, ma in questo caso non c'era neve, ma solo pioggia fatta di acido solforico. Sì, l'asteroide di Cecelob sembrava essere la cosa più significativa che sia mai accaduta nella storia del nostro pianeta. Sì, anche più dell'avvento di YouTube. Allora, c'è molta attività vulcanica, molto ossigeno infiammabile nell'atmosfera, cambiamenti di temperatura costanti. Sì, era il momento perfetto, ma anche peggiore in cui tutto questo potesse accadere. Ma come facciamo noi oggi a sapere di questo evento? L'asteroide ha lasciato un cratere davvero enorme sulla superficie del nostro pianeta. Oggi questa cicatrice è nascosta sotto il Golfo del Messico. Gli scienziati hanno trovato molti posti sulla Terra con livelli anormalmente alti di iridio. Questo metallo è molto raro sulla Terra, ma è presente in molti asteroidi che gli scienziati hanno esaminato. Gli scienziati hanno studiato alcune rocce risalenti a 66 milioni di anni. E negli strati di queste rocce hanno trovato questa polvere, la stessa che proviene dagli asteroidi. E la sua presenza può solo significare che un enorme asteroide si è schiantato sulla Terra. Questa catastrofe ha portato all'estinzione non solo dei dinosauri, ma anche dell'asteroide. Il punto dell'impatto ha raggiunto temperature talmente estreme che una parte dell'asteroide è svanito nel nulla. Tantissimo vapore acqueo e anidride carbonica si sono propagati nell'atmosfera. Ma il problema più grande? Lo zolfo. Con l'impatto dell'asteroide si è sollevato e si è propagato nell'aria. E queste minuscole particelle di zolfo hanno bloccato molti raggi del sole. Senza il sole, molte piante sono scomparse e il clima è diventato più freddo. L'immenso calore ha trasformato le pietre in vetro. Gli scienziati chiamano queste pietre tectiti. L'energia dell'impatto le ha lanciate in cielo. Dopo un breve volo, le tectiti caddero di nuovo sulla Terra. Non era un bel vedere. Poi cadde anche la pioggia, solo che invece di gocce d'acqua erano palle di fuoco vetrose e bollenti. Bombardarono la superficie del pianeta per giorni. A causa della caduta delle tectiti, tutto prese fuoco. Gli scienziati hanno trovato prove in tutto il mondo, non solo vicino al sito della collisione. Ma molte cose che accaddero allora sono ancora un mistero. Alcuni scienziati pensano che l'asteroide Cecelob non fosse nemmeno un vero asteroide, ma una cometa. Gli asteroidi sono per lo più fatti di pietra e metallo e molto spesso assomigliano a una patata. Una cometa contiene roccia, metallo e ghiaccio. Le comete sembrano fiocchi di neve sporchi. Sono composte da ammoniaca, metano e anidride carbonica. A volte le comete provengono dalla nube di Oort, un'enorme nube di ghiaccio e detriti che si trova attorno al nostro sistema solare. Di tanto in tanto una cometa si stacca dal resto e si dirige verso il nostro Sole. Secondo gli scienziati, questa cometa in particolare ha sorvolato Giove. La sua gravità ha fatto accelerare la cometa. Stava andando verso il Sole, guadagnando sempre più velocità. Poi la calotta di ghiaccio esterna della cometa ha iniziato ad evaporare e probabilmente ha emesso molta polvere e gas, il che ha creato una specie di coda. Alla fine la gravità del Sole ha distrutto la cometa. Uno dei frammenti volò attraverso lo spazio e si è schiantato sulla Terra 66 milioni di anni fa. Quindi, asteroide o cometa? La verità è che non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che la Terra è stata seriamente sfortunata a trovarsi sul suo cammino e non è mai stata più la stessa. La catastrofe ha fermato lo sviluppo del 75% della vita sulla Terra. Alcuni animali marini più grandi, come coccodrilli, tartarughe e pesci, sono riusciti a sopravvivere all'impatto. Tra tutti gli animali terrestri, gli unici che sono riusciti a sopravvivere erano quelli in media più piccoli del moderno crocione. E questo include tante diverse specie di dinosauri, gli antichi antenati degli uccelli. I ricercatori ritengono che siano sopravvissuti per due motivi. Dopo l'enorme impatto ci è voluto molto tempo prima che le piante ricominciassero a crescere e molti animali non riuscirono a sopravvivere. E coloro che sopravvissero all'impatto non ebbero abbastanza cibo. Ma i dinosauri che sopravvissero avevano il becco e grazie ad esso riuscirono a mangiare noci e a scavare per trovare semi nel terreno. Quindi sì, sopravvissero. La seconda ragione è che avevano cervelli più grandi. Alcune persone sono convinte che siano riusciti a cooperare tra di loro e ad adattarsi rapidamente alle nuove condizioni. Anche altre forme di vita sopravvissero. Funghi e muffe sopravvissero sottoterra e sott'acqua. A poco l'oscurità si diradò e le felci iniziarono a invadere il paesaggio incontaminato.
Dopo qualche migliaio di anni, le foreste hanno iniziato a rifiorire. Gli animali che sopravvissero erano tutte creature poco appariscenti e molto piccole. Vivevano in tane, al sicuro da tutta quella cenere calda. Prima della collisione i mammiferi avevano vissuto all'ombra dei dinosauri. Ma con l'estinzione dei grandi dinosauri le cose sono cambiate. I mammiferi sono riusciti a prendere il sopravvento. Cominciarono a dominare la terraferma. Ma torniamo al momento in cui tutto è cambiato. In pratica non sono le dimensioni dell'asteroide a renderlo così potente, ma piuttosto l'angolo con cui ha colpito la Terra. Se l'angolo d'impatto fosse stato diverso, i dinosauri avrebbero avuto una possibilità di sopravvivere. Ma allora, come sarebbe stato? Torniamo indietro, molto indietro. Oh no, c'è un asteroide gigante diretto verso la Terra. Ah! Oh, aspetta, non importa, ci ha mancato. Phew. Ci sono molti terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche ogni giorno. Ma ai dinosauri non importa più di tanto. Andiamo avanti di alcuni milioni di anni e la maggior parte di queste antiche lucertole sono cambiate e ora sono del tutto irriconoscibili. Dopo qualche era glaciale, molti dinosauri sono ora completamente ricoperti di piume per proteggerli dal freddo. I mammiferi esistono, ma sono pochi e rari. Si vedono molti pipistrelli nelle caverne. Ci sono migliaia di roditori delle dimensioni di ratti nelle foreste. Durante il giorno si nascondono nel sottobosco o nelle tane. Di notte escono alla ricerca di cibo. Non ci sono cavalli, elefanti o altri grandi mammiferi. Perché diventare grandi e commestibili quando ci sono così tanti rettili pericolosi con enormi zanne in giro? Non ci sono balene negli oceani. Pappagalli, falchi e piccioni non si vedono affatto. Ma l'Opterodattilo 2.0 esiste, e come? Alcuni hanno le dimensioni di un elicottero, mentre altri non sono più grandi di un cigno. Ci sono molti primati, ma non hanno fretta di scendere dagli alberi e camminare su due gambe. Nessun safari nella savana, nessuna evoluzione dell'Homo sapiens. In questa realtà alternativa, gli spazi aperti sono molto pericolosi. Ma del resto lo sono anche le foreste e gli alberi. Nessun posto è al sicuro. Per riuscire a mangiare le prelibatezze sugli alberi, molti dinosauri più piccoli hanno imparato ad arrampicarsi. Questo era quello che accadeva nel periodo del Cretaceo, subito prima che l'enorme asteroide mancasse di poco la Terra. Phew! Sarebbe stata un'epica collisione. I dinosauri sarebbero diventati più saggi, alcuni persino intelligenti come un pollo moderno. Un cervello di grandi dimensioni utilizza molta energia, e questa non sempre è una buona strategia per la sopravvivenza. È meglio un cervello piccolo, con dei denti più grandi e appuntiti. Era una bestia lunga 12 metri e alta 4, il re di tutti i dinosauri. Il suo corpo massiccio e muscoloso poteva pesare oltre 8 tonnellate. Aveva tanti denti seghettati e affilati, e le sue mascelle erano talmente potenti da poter schiacciare persino un'auto. Le sue gambe erano altrettanto forti. Viveva nelle valli fluviali e boscose del Nord America, quasi 70 milioni di anni fa. Sto parlando della star più famosa tra tutti i dinosauri, il T-Rex. Era molto intelligente, con un cervello grande il doppio rispetto a qualsiasi altro dinosauro carnivoro. Era più lento di altri predatori, arrivando a una velocità di soli 19 km orari. Inoltre, le sue braccia erano piccole e poco efficienti. Alcuni scienziati pensano che fossero un avanzo evolutivo, come le ossa del bacino in alcuni serpenti. Ad ogni modo, altri credono che il T-Rex usasse le sue braccia per cacciare. Infatti, i suoi artigli lunghi 10 cm erano di grande aiuto. Il T-Rex era senza dubbio spaventoso. Tuttavia, sono esistiti altri dinosauri ancora più spaventosi. Circa 100 milioni di anni fa c'era una creatura gigante con il nome di lucertola con la spina dorsale. Era lo spinosauro, il più grande di tutti i dinosauri carnivori. Era più grande del T-Rex e poteva raggiungere quasi i 18 metri di lunghezza. Inoltre, arrivava a pesare circa 22 tonnellate. Quest'animale aveva delle lunghe spine lungo il dorso. Potevano crescere fino a 2 metri di lunghezza ed erano collegate tra loro da lembi di pelle. Formavano una sorta di tela. Alcuni scienziati pensano che lo spinosauro usasse questa gobba per immagazzinare l'acqua. Le ossa di questo dinosauro erano dense e gli arti posteriori corti. I ricercatori ritengono che questi dinosauri usassero i piedi piatti e larghi per nuotare. Fu il primo dinosauro a nuotare.
Sfortunatamente non era in grado di elaborare gli odori come la maggior parte degli altri teropodi. Queste erano creature carnivore che camminavano su due zampe e sono apparse sulla Terra 230 milioni di anni fa. A causa della mancanza di olfatto, le sue prede riuscivano a nascondersi. Lo spinosauro trascorreva la maggior parte del suo tempo in acqua, vagava per le paludi del Nord Africa e si nutriva principalmente di pesci, grandi squali preistorici e talvolta altri dinosauri. Aveva un muso lungo, sottile e stretto, come un coccodrillo. A differenza di altri dinosauri del suo genere, che avevano denti ricurvi, lo spinosauro aveva denti dritti di forma conica. Il Giganotosaurus, che in greco significa lucertola gigante del sud, era considerato il più grande di tutti i dinosauri carnivori, fino a quando non fu ritrovato lo spinosauro. Visse circa 100 milioni di anni fa in Sud America, circa 30 milioni di anni prima del T-Rex. Era più lungo e più alto, ma più snello del T-Rex. E mentre il T-Rex aveva due dita, questo gigante ne aveva tre. Camminava eretto sulle sue due gambe grandi e forti. La sua coda era appuntita e sottile, il che lo aiutava a girare velocemente quando correva, senza perdere l'equilibrio. L'animale poteva raggiungere una velocità di 50 km orari. La velocità massima che poteva raggiungere il T-Rex era di 40 km orari. Se avesse provato ad andare più veloce, sarebbe caduto. Il Giganotosaurus aveva due braccia e artigli affilati. In linea generale, era un carnivoro che si nutriva di tutto ciò che trovava sul suo cammino. Il suo morso non era forte come quello del T-Rex, ma riusciva comunque a far fuori animali più grandi, come i dinosauri erbivori. Forse c'era anche l'Argentinosaurus tra le sue prede? Queste creature sono le più grandi trovate fino ad oggi. È difficile immaginare come il Giganotosaurus possa aver ucciso una creatura di ben 50 tonnellate. Ecco perché gli scienziati pensano che cacciasse in gruppo. L'unico punto debole di questo animale era il suo cervello. Era due volte più piccolo di quello del T-Rex. Questo significa che il T-Rex avrebbe potuto vincere a una partita a scacchi. Questa creatura aveva grandi artigli retrattili a forma di falce, perfetti per squarciare. Signore e signori, ecco lo Utahraptor. In pratica, un mini T-Rex che ha vissuto 125 milioni di anni fa. Se venissi inseguito da un T-Rex, potresti nasconderti sotto una roccia o in qualche altro posto dove non sarebbe in grado di raggiungerti. Tuttavia, non esiste luogo in cui la sua versione in miniatura non potrebbe seguirti. Scoperto nello Utah, era forte e dotato di enormi artigli, lunghi più di 23 cm. Uno Utahraptor adulto poteva arrivare fino a 6 metri di lunghezza e a un'altezza di 1,5 metri all'anca. Queste creature erano ricoperte di piume. Gli esemplari adulti somigliavano a tacchini giganti. La loro debolezza erano le dimensioni. Erano più piccoli di molti altri dinosauri, ma riuscivano comunque a predominare grazie al lavoro di squadra. L'allosauro, che in greco significa lucertola diversa, era un carnivoro enorme, che poteva arrivare fino a 12 metri di lunghezza e pesava oltre 2 tonnellate. Vagava sul nostro pianeta circa 150 milioni di anni fa. Simile al T-Rex, questo dinosauro aveva forti zampe posteriori e un grande muso. I suoi denti erano aguzzi. L'animale li perdeva facilmente con la masticazione, ma gli ricrescevano. All'età di 15 anni era già un adulto e viveva in media 28 anni. La creatura aveva il collo corto e il cranio lungo e stretto, sproporzionato rispetto al corpo. Questo dinosauro aveva un paio di corna sopra gli occhi e delle creste lungo la parte superiore delle ossa nasali che arrivavano fino alle corna. L'allosauro cacciava grandi dinosauri erbivori. Quando diversi allosauri si riunivano, potevano abbattere anche creature colossali come l'apatosauro. Tuttavia, gli scienziati non sono certi che collaborassero. Sembra che invece non fossero molto amichevoli tra loro. Quest'animale aveva ossa a clessidra, quindi più leggere e deboli. Erano simili alle ossa cave degli uccelli moderni. Un altro punto a suo sfavore era il morso. Era meno potente di quello di alcuni animali moderni, come i leoni, gli alligatori e i leopardi. Gli scienziati pensano che l'allosauro usasse la testa come accetta. I pterizinosauri erano tra i dinosauri più bizzarri di sempre. Vissero tra i 100 e i 60 milioni di anni fa.
Avevano una testa molto piccola e dei piedi bizzarri con quattro dita, a differenza degli antenati, che ne avevano tre. Il corpo era ricoperto di piume. Questa stramba creatura aveva gli artigli più lunghi che gli scienziati abbiano mai trovato. Erano lunghi un metro. Gli artigli erano ricurvi e affilati. Il dinosauro li usava per raccogliere le piante di cui si cibava. Gli scienziati non sanno ancora se questa creatura fosse erbivora, carnivora o onnivora. Il dinosauro aveva il collo molto lungo, non aveva denti nella parte superiore della bocca. Le ossa del polso erano come quelle degli uccelli moderni. Il pterigdinosauro potrebbe essere stato un animale carnivoro che col tempo è diventato erbivoro. Sfortunatamente però, rispetto ai carnivori, gli erbivori erano molto più deboli, eppure con quegli artigli poteva terrorizzare chiunque. La lucertola dall'alta colonna vertebrale, o Acrocanthosaurus, visse 110 milioni di anni fa. Era 60 cm più corto del T-Rex, ma avevano fisici simili. Come il T-Rex, questa creatura dava la caccia ad animali più grandi ed impegnativi, ad esempio quelli con la spina dorsale che somigliava a un gigantesco guscio di tartaruga, come l'anchilosauro. La lucertola dall'alta colonna vertebrale era territoriale. Aveva un cervello a forma di S e un ottimo senso dell'olfatto. Ciò che rendeva vulnerabile l'Acrocanthosaurus erano le sue braccia corte. Eppure le usava per cacciare ed erano anche molto utili. Il dinosauro tirava a sé i suoi predatori, come in una specie di abbraccio da cui non riuscivano a liberarsi. Il Diplodoco visse 150 milioni di anni fa. La creatura era lunga ben 27 metri ed è forse il dinosauro più lungo mai esistito. La sua coda, che poteva raggiungere i 14 metri di lunghezza, era la coda più lunga di qualsiasi animale mai esistito. Inoltre, il collo era lungo più di 6 metri. La parte inferiore della coda aveva due file di ossa che rendevano la creatura più forte e flessibile. Il diplodoco non sembrava spaventoso. Con un collo molto lungo e movimenti lenti, passava il tempo a masticare pacificamente le piante, finché non usava la coda come frusta, facendo indietreggiare anche i carnivori più feroci. La coda rappresentava il centro della sua massa, motivo per cui poteva muoversi rapidamente. All'inizio gli scienziati pensavano che fosse più simile a una lucertola, ma la sua postura era più simile a quella di un elefante. Inoltre aveva le aperture nasali sulla fronte, mentre i suoi punti deboli erano il morso e i denti piccoli. Il Quetzalcoatl è il più grande animale volante mai esistito. Visse 70 milioni di anni fa e controllava i cieli del Nord America. Era una creatura con i denti e la testa a forma di spillo, dal muso smussato. Era alto come una giraffa e pesava 250 kg. Il Quetzalcoatl aveva il busto piccolo, collo e gambe lunghi. Le ali erano corte rispetto al corpo, ma aveva un'apertura alare di 12 metri. Gli scienziati ritengono che potesse volare fino a 128 km orari e coprire una distanza di 640 km in un giorno. Questo dinosauro era più debole del T-Rex e della maggior parte degli altri carnivori del suo tempo. Tuttavia, aveva muscoli potenti che lo aiutavano a spiccare il volo in pochissimi secondi. Oh no! Stai per essere divorato da un feroce T-Rex! Ormai ti è addosso, ma forse non sai che ti basta continuare a correre per seminarlo. Il T-Rex era un maestoso predatore, lungo quanto un autobus, con una coda robusta e zanne affilate, ma era lento. Poteva correre al massimo a 20 km orari, più o meno quanto uno scoiattolino. Stai correndo a zigzag tra gli alberi. Il dinosauro sembra aver rinunciato all'inseguimento, ma all'improvviso invece irrompe tra le fronde e ti è di nuovo addosso. Ok, ora sei nei guai. Il T-Rex non era certo un velocista, ma era resistente. Aveva polmoni così grandi da poter correre un sacco di maratone. Per tua fortuna, c'è una grotta in cui puoi nasconderti e aspettare che il dinosauro se ne vada. Ah no, come non detto, ha sfondato persino il muro di rocce. Beh, chissà se te la caverai. Lo scopriremo presto. Un velociraptor poteva correre fino a 40 km orari circa, pressappoco quanto un orso bruno lanciato a tutta birra. Certo, una gara tra questi due sarebbe interessante. Ed eccoli partiti. Il velociraptor fende l'aria come un coltello nel burro, ma quella gran palla di pelo gli tiene testa. Non vedremo mai più una corsa del genere.
Attenzione, l'orso sta raggiungendo il suo avversario. Datti una mossa, Raptor. Ci sono dei cespugli sul loro percorso. Il Raptor li salta agevolmente e continua la corsa. L'orso invece si fionda tra i cespugli e comincia a rimpinzarsi di succulenti frutti di bosco. Per quando sarà sazio, il Raptor sarà ormai lontano. Molti dinosauri sono paragonabili agli odierni polli e struzzi in termini di velocità e movimenti. Uno struzzo può correre anche a velocità di punta vicine ai 70 km orari, esattamente come i dinosauri da cui discende, gli ornitomimidi, i quali erano molto simili anche nella struttura fisica. Gambe lunghe? Eccole! Cranio piccolo e collo allungato? Presenti! Ora i due corrono letteralmente testa a testa. Lo struzzo si lancia al massimo delle sue forze, cercando di ostacolare il suo antico cugino. Ma attenzione, inciampa! Il dinosauro procede spedito e continua a correre inoltrandosi nel bosco. Ma ora entra in scena anche un piccolo Compsognathus, un altro dinosauro bipede. All'apparenza innocuo quanto una lucertola, era invece robusto quanto un atleta olimpico e aveva un sacco di dentini affilatissimi. Poteva correre fino a 65 km orari, praticamente quanto un levriero. Piccolo ma feroce, guai a sottovalutare questo dinosauro. Il piccoletto sta cercando qualcosa da mangiare, ma purtroppo per lui dovrà saltare la cena. Lo struzzo e il suo cugino preistorico si alleano per toglierselo di torno. Ma il mini predatore tornerà, vedrete. Oh, un triceratopo! Questo bestione corazzato superava i 30 km orari, più o meno la velocità media del nostro amico orso bruno. Ma lui, poverino, si sta ancora abbuffando di bacche. Un moderno rinoceronte è il più veloce tra gli animali che superano la tonnellata di peso. Un rinoceronte bianco può raggiungere persino i 50 km orari, ma il triceratopo ha altri assi nella manica. I due bestioni sono fianco a fianco, ma il rinoceronte è più agile e leggero. La sua struttura fisica è più adatta alla velocità, ma il percorso è pieno di ostacoli. Dapprima, il rinoceronte riesce a farsi strada tra tronchi e recinti, ma presto la faccenda diventa più complicata. Ci sono barriere che non può superare con la sola forza fisica. Per il possente triceratopo, invece, distruggere tutto è una passeggiata di salute. Meno male che corrono nella giungla e non in città. La città starebbe stretta anche a un immenso brachiosauro. Questo enorme sauropode era lento, al massimo 15 km orari, cioè la velocità massima di un maiale. Eccoli ai blocchi di partenza. Pronti? In posizione? Via! Oh, il dinosauro ha già vinto! Veloce! D'altronde un brachiosauro adulto poteva essere lungo anche 25 metri e alto qualcosa come 12 metri. Il tempo di cominciare la gara e il suo lunghissimo collo ha già tagliato il traguardo. Lo stegosauro è famoso per le sue placche ossee sulla schiena e gli spuntoni sulla coda, ma aveva anche uno dei cervelli più piccoli tra tutti i dinosauri, grande circa quanto una noce. Era molto lento, al massimo 10 km orari, meno di uno dei più famosi dinosauri moderni, il pollo. Il nostro amico pennuto parte subito forte, riesce a superare tutti gli ostacoli. Lo stegosauro intanto non sembra aver chiaro il concetto di gara. Non che il pollo se la cavi meglio, sta beccando il terreno prima del traguardo. Ma sapete cosa? Aggiungiamo un po' di pepe alla gara. Ad esempio, ecco di nuovo il T-Rex all'inseguimento del pollo e dello stegosauro. Ora sì che devono correre! Il T-Rex è senz'altro più veloce di entrambi, ma inseguire un pollo non è poi così facile. Per non parlare di quanto sia complicato abbattere uno stegosauro adulto. Mentre attraversano il campo, il T-Rex sembra guadagnar terreno. Tu intanto sei ancora nascosto e osservi la scena, ma quando il T-Rex si accorge di te, eccolo che torna. Ci risiamo? Stai di nuovo scappando tra gli alberi, in cerca di un nascondiglio. Il T-Rex però è ancora lì, ma per tua fortuna lo stegosauro si mette in mezzo. Col predatore confuso riesce a salvarti ancora. Il Dilophosauro è un altro progenitore diretto degli uccelli e anche un bel po' spaventoso. Era circa la metà di un T-Rex ed è molto famoso soprattutto per la cresta, che poteva sollevare a mo' di corona intorno al capo. Il mamba nero è uno dei serpenti più velenosi al mondo. Vive in Africa e può raggiungere i 4 metri di lunghezza, strisciando a velocità dai 20 ai 35 km orari.
proprio come il Dilophosaurus, che però ha, come dire, il vantaggio di avere le zampe. Entrambi comunque ce la stanno mettendo tutta. Difficile dire chi riuscirà a vincere. Il dinosauro corre, il serpente striscia e gli resta le calcagna, ma alla fine è il dinosauro a spuntarla. Sopra di loro, intanto, si libra in aria il più grande pterosauro mai vissuto, il cui nome era... questo qui. Anzi, in assoluto il più grande animale volante di sempre, con un'apertura alare di 10 metri e una velocità di crociera che superava i 110 km orari. Già solo planando tranquillo, tocca agevolmente i 100 km orari. Il condor, che altro non è che un enorme avvoltoio, dal canto suo vanta un'apertura alare di 3 metri e una velocità pari all'enorme pterosauro, e può arrivare fino a 4.500 metri di quota. Il più grande volatile vivente raggiunge senza sforzo lo pterosauro. Tutti e due sono dotati di una vista eccellente e osservano lo svolgersi della gara sotto di loro. Entrambi si fiondano giù cercando di catturare il pollo, ma quasi diventano a loro volta prede del T-Rex. Il condor va a posarsi sulla testa del brachiosauro, dove c'è anche lo scoiattolo. Sotto al grande dinosauro si nasconde anche il maiale, cercando di passare inosservato. Ma il velociraptor e il dilofosauro lo notano e gli danno subito la caccia. Ma sulla loro strada trovano il rinoceronte e il triceratopo, a quanto pare diventati amiconi. Il maiale è salvo. Intanto lo struzzo e il suo antenato si contendono la vittoria finale. Lo stegosauro fa del suo meglio per restare nel gruppo, ma attenzione, ora è il levriero che con uno scatto si porta in testa. Lo pterosauro dall'alto cerca di beffare tutti. Il piccolo Compsognathus supera di scatto diversi avversari, ma il rinoceronte e il triceratopo gli sbarrano la strada. Il T-Rex cerca di farsi strada a suon di paurosi ruggiti, mentre il rinoceronte si sposta e i ritardatari provano a recuperare terreno. Ma eccoti che salti fuori dal tuo nascondiglio, a pochi metri dal traguardo, mentre dietro di te gli animali si affannano al tuo inseguimento. La massima velocità per un umano è di 40 km orari, ma visto che stai correndo per salvarti la pelle, ti sembra di andare veloce come la luce. Comunque, complimenti, hai vinto la gara! Gli animali però non si fermano, quindi farai meglio a continuare a correre. Qualcuno intanto dica all'orso che le bacche sono finite. Sai, quando qualcuno dice dinosauro, nelle nostre menti compare l'immagine di un mostro gigante e spaventoso. Anche il loro nome significa terribile lucertola in greco. Sì, alcuni sicuramente spargevano paura e tremori ovunque andassero, ma non tutti questi lucertoloni che camminavano, volavano o nuotavano erano giganteschi. Molti pesavano meno di 60 kg. Alcuni avevano le dimensioni dei piccioni di oggi. Topi, volpi, cervi, giraffe, elefanti, balene. Gli animali moderni sono di varie dimensioni, ma su circa 700 specie di dinosauri conosciute c'è un grande divario tra quelle giganti e quelle più piccole. Non c'è evidenza dell'esistenza di dinosauri di medie dimensioni. I grandi carnivori come il T-Rex governavano la Terra. I dinosauri più piccoli potevano nascondersi quando li vedevano arrivare, ma quelli di mezzo non avevano possibilità. Anche se fossero riusciti a scappare, i più piccoli di questi grandi predatori li avrebbero inseguiti. Questi dinosauri si comportavano come una specie a sé. Man mano che crescevano, acquisivano caratteristiche predatorie, ma erano comunque abbastanza forti da catturare adulti di taglia media di altre specie. Il piccolo di T-Rex era molto più snello dei suoi genitori, ma aveva denti altrettanto spaventosi e una coda altrettanto potente. Accidenti! Gli erbivori diventavano così grandi perché erano ingordi. Potevano mangiare enormi quantità di cibo in brevissimo tempo. A volte ingoiavano rami interi, così velocemente da non avere il tempo di masticarli. E dato che non avevano denti affilati come i carnivori, l'evoluzione ha dovuto fornire loro qualcos'altro per proteggersi: corna e punte. I carnivori invece erano più piccoli. Un'altra ragione per cui sono andati avanti così a lungo e sono riusciti a sopravvivere. Il più piccolo scheletro di dinosauro trovato è di topo lucertola, Musaurus. Dai, T-Rex, prova a mangiarlo, ma prima dovresti trovarlo. Gli scienziati credevano che gli uccelli si fossero evoluti da dinosauri carnivori chiamati teropodi, tra cui il T-Rex.
In seguito hanno scoperto che gli uccelli si sono evoluti da specie più piccole di quel gruppo. C'è andata bene. I dinosauri nascevano dalle uova, come gli uccelli. Quando classificano i dinosauri, gli scienziati non li dividono in erbivori o carnivori, ma in altri due gruppi: quelli con le anche da lucertola e quelli con le anche da uccello. Il più antico uccello fossilizzato risale a 150 milioni di anni fa. Quegli uccelli sembravano dinosauri più piccoli e piumati, avevano denti affilati, ma per fortuna li hanno persi e in seguito hanno sviluppato il becco. Pensa se non fosse successo, oggi saremmo perseguitati da piccioni dentati. Ok, ora rilassati. Anche il T-Rex faceva parte di queste creature piumate. Sì, è vero, il re tiranno delle lucertole non è sempre stato così spaventoso. Nelle prime fasi era solo una pallina spelacchiata, grande quanto un tacchino. I cuccioli erano piccoli e deboli, predatori, malattie, mancanza di cibo, tutte cose difficili da affrontare appena usciti dall'uovo. Quindi le piccole e soffici palline di T-Rex avevano solo il 40% di possibilità di sopravvivere fino al loro primo compleanno. Bam! Un asteroide ha poi colpito la Terra. Questa grande roccia spaziale era grande quanto il Monte Everest e viaggiava a 72.400 km orari. Dopo essere entrato nella gravità dell'atmosfera terrestre, è diventato una palla di fuoco. I dinosauri erano diffusi in 7 continenti, persino in Antartide, che non era coperta di neve all'epoca. Ai poli c'erano foreste lussureggianti. In quel momento non si estinsero solo i dinosauri, ma anche circa il 75% di tutti gli animali terrestri. Quando l'asteroide colpì la Terra, creò un grande cratere da cui uscì un'enorme ondata di caldo e un'esplosione, che rigettò enormi quantità di materia nell'atmosfera. La fuliggine nell'aria non bloccò la luce del sole, ma la ridusse significativamente. Senza luce, le piante non avevano le condizioni per crescere normalmente, e così gli erbivori si ridussero, il che significava meno cibo per i carnivori. L'intero ecosistema crollò. I dinosauri non ci sono più da 65 milioni di anni, ma i loro alberi genealogici risalgono a 165 milioni di anni fa, molto prima di quelli umani. Le varie specie, però, non hanno vissuto contemporaneamente. I fossili sono l'unico modo che abbiamo per incontrare i dinosauri. La nostra epoca non si è mai mescolata con la loro, visto che le prime forme umane sono nate solo 6 milioni di anni fa. Gli esseri umani più moderni, da cui discendiamo, vivevano sulla Terra circa 200.000 anni fa. Alcune specie hanno visto i dinosauri, come le tartarughe marine verdi, che sono sulla Terra da così tanto tempo che immagino abbiano un sacco di storie da raccontare. E non solo. Api, stelle marine, aragoste, coccodrilli, serpenti, squali, granchi a ferro di cavallo, scarafaggi e molte altre specie hanno conosciuto i dinosauri. I dinosauri avevano cervelli piuttosto piccoli, come me. Ad esempio, lo stegosauro aveva il cervello delle dimensioni di una noce e poteva crescere fino a 6,5 metri. Ma il buon vecchio stegosauro aveva altre caratteristiche impressionanti, come le enormi piastre verticali sul dorso. Sì, potevano raggiungere i 76 cm di lunghezza ed erano facilmente riconoscibili. Gli scienziati non sono sicuri della loro funzione. Forse servivano a regolare il flusso sanguigno e di conseguenza a controllare la temperatura corporea dello stegosauro. Il sistema di piastre avrebbe potuto persino controllare il colore della loro pelle. Utile se volevano spaventare i predatori o attirare potenziali compagni. Il Troodon aveva in testa poco più di una noce, un corpo lungo più di 1,8 metri, un cervello grande quanto quello di un uccello o un mammifero odierno. Era un grande cacciatore e aveva la vista stereoscopica. È stato uno dei primi dinosauri scoperti in Nord America. Il T-Rex è il dinosauro più famoso e uno dei primi a cui pensiamo quando qualcuno menziona le lucertole giganti, ma non era nemmeno nella lista dei 15 più grandi. L'argentinosauro era il più grande dinosauro e il più grande animale terrestre mai rinvenuto. 30 metri di lunghezza, 75 tonnellate. Wow, lui sì che faceva tremare il terreno. Se i dinosauri fossero ancora vivi e tu fossi al sesto piano, in casa, a guardare la TV, potresti improvvisamente ritrovarti una testa che sbircia alla tua finestra. Sì, sarebbe un argentinosauro.
Non sarebbe un grosso problema, dato che questo gigante era un mangiatore di piante, quindi probabilmente aspetterebbe che tu butti via frutta o verdura dal tuo frigorifero. Ora, considerando le sue dimensioni, dovresti avere dai 680 ai 900 kg di piante. Certo, chi non ne ha in frigo? Il plesiosauro era un rettile marino che visse nell'era dei dinosauri e si estinse quasi come loro. Preferirei affrontare un T-Rex piuttosto che lui. I dinosauri regnavano sulla Terra, dove è possibile trovare un rifugio, credo. I plesiosauri governavano le acque e lì non sapresti dove nasconderti. Questo gigante si spingeva attraverso l'acqua con le sue enormi pinne a forma di pagaia, che lo portavano su e giù, un po' come le ali degli uccelli. Dunque, se dovessimo dare un premio alla stranezza, andrebbe a questo tipo, il Suzusauro. Sembrava un enorme topo con un corpo molto peloso. Il suo aspetto suggerisce che potrebbe essere correlato ai bradipi di oggi. Per molto tempo, gli scienziati hanno pensato che i dinosauri fossero a sangue freddo, come lucertole, serpenti e altri rettili. Più tardi, si è scoperto che si trattava di animali a sangue caldo, come i mammiferi. Nel 2014, gli scienziati hanno finalmente stabilito che i dinosauri erano per lo più mesotermi, insomma una via di mezzo. Gli scienziati osservano i fossili trovati nelle rocce antiche per scoprire quando ci viveva qualche animale e come si comportava. La maggior parte proveniva da dinosauri che vivevano vicino all'acqua. L'acqua ha coperto i loro resti di fango, tenendoli sepolti in profondità. Non sono stati trovati molti fossili in montagna o nelle giungle. Anche prima dei dinosauri esistevano dei rettili spaventosi. Lucertole dominanti, arcosauri, rettili simili a mammiferi, terapsidi e pelicosauri. Circa 20 milioni di anni dopo la comparsa e l'evoluzione dei dinosauri, in giro c'era ancora uno dei rettili più pericolosi, il coccodrillo preistorico. Mancavano ancora un paio di milioni di anni al regno incontrastato dei dinosauri. Nessuno ha mai scoperto che tipo di suoni producessero i dinosauri. Nei film hanno mixato vari suoni prodotti dagli animali odierni. Ad esempio, il T-Rex aveva un ruggito combinato dal ringhio di una tigre, lo strillo di un elefantino e il gracidio di un alligatore. E il suo respiro era il suono dell'aria che passa per lo sfiatatoio della balena. Lo stesso vale per il colore. Le persone pensano che i dinosauri fossero grigio-verdi perché è così che li mostrano nei film, come una sorta di grandi lucertole. Il loro colore rimane un mistero, ma recenti ricerche hanno mostrato pigmenti di alcune specie, tra le quali una con anelli bianchi e arancioni sulla coda. Fantastico! Il cucciolo di T-Rex era adorabile. Ecco, l'ho detto. Difficile immaginare queste due parole nella stessa frase, ma dai, anche il grande e cattivo T-Rex non è uscito dall'uovo già grande, spaventoso e cresciuto. Nei suoi primi mesi sulla Terra, il baby T-Rex era una tenera palla di pelo delle dimensioni di un tacchino. Era un po' come un uccello dall'aspetto strano che esce da un uovo enorme. Cibo insufficiente, ambienti pericolosi, asteroidi. I poveri mini T-Rex erano così indifesi e deboli che solo la metà di loro riusciva a compiere l'anno. Gli scienziati suppongono che la loro lanugine servisse a tenerli al caldo quando erano ancora piccoli e vulnerabili. In più li aiutava a mimetizzarsi e a stare al sicuro. I piccoli di T-Rex non avevano ancora grandi denti affilati, quindi si cibavano soprattutto di piccoli rettili e insetti. I piccoli di T-Rex crescevano abbastanza velocemente, mettendo su fino a 3 kg al giorno. Ehi, come me! No, scherzo, però ho avuto l'impressione di farlo. La loro stranezza più grande? Da piccoli le loro zampe anteriori sembravano del tutto proporzionate rispetto al corpo, ma da grandi... I loro genitori erano super famosi, stampati su tutte le magliette, che sarebbero t-shirt T-Rex, insomma, film, costumi di Halloween, un sacco di cose. Ma il T-Rex che conosciamo e amiamo non esisteva davvero. Prima di tutto la velocità, non erano davvero così veloci. Nei film nessuno gli sfuggiva, anche se c'erano strade libere e tu ti trovavi in macchina. Le prime previsioni supponevano che i T-Rex potessero correre tra i 16 e i 48 km orari, il che è... wow! Ma recenti ricerche mostrano che potevano raggiungere solo circa 19 km orari, altrimenti gli si sarebbero frantumate le ossa. Quindi rilassati. Dopo un paio di mesi di allenamento, anche il più fragile di noi sarebbe potuto sfuggire ai denti aguzzi di questo dinosauro.
E che dire del nostro buon amico, lo stegosauro? È vissuto circa 150 milioni di anni fa, quindi non ha nemmeno avuto la possibilità di incontrare quei simpatici cuccioli di T-Rex, che sono apparsi molto più tardi. Riconosciamo tutti questo dinosauro, ha delle piastre verticali sulla schiena, alte a volte fino a un metro. Ehi, ci si poteva nascondere dietro! Gli scienziati non sanno ancora bene perché le avessero, ma pensano che potessero regolare il flusso di sangue, come un enorme termostato osseo. Credono anche che questi dinosauri potessero usare lo stesso sistema per controllare il colore della loro pelle, a seconda che volessero apparire belli o spaventosi. Sembra impressionante, vero? Beh, almeno qualcosa di loro lo è, perché questa povera creatura aveva un cervello che pesava poco più di una palla da tennis ed era grande quanto una noce. È il cervello di un cane nel corpo di un ippopotamo. Trudon era uno dei dinosauri con più cervello. Un grande tuttofare, eccellente cacciatore, visione stereoscopica, 6 metri di lunghezza e un cervello che non si ferma mai. Che fortuna! I resti di Trudon furono una delle prime scoperte di dinosauri nel Nord America. Uno dei dinosauri più strani era sicuramente il Suso. Chiamiamolo semplicemente Su. Se lo incontrassi, ti sembrerebbe di avere davanti un grosso tacchino ratto con un corpo super peloso. Potrebbe essere la nonna perduta da tempo del moderno bradipo terrestre. Il suo amico Pegomastax non era da meno sulle classifiche di stranezza. Sembrava un mix tra un porpoettino e un pappagallo. Ma non glielo si poteva mica dire in faccia. Aveva 2 denti appuntiti che poteva affilare l'uno contro l'altro. Il più grande e uno dei più pesanti dinosauri conosciuti era l'argentinosauro. Nessuno ha mai trovato il suo scheletro completo, ma questa bestia poteva pesare circa 100 tonnellate ed era lungo circa 40 metri. Confrontatelo con il più grande animale che abbiamo ora, la balenottera azzurra. È lunga solo 30 metri. Quando qualcuno dice dinosauro, probabilmente ti immagini bestie grandi quanto un edificio che potrebbero usare un albero come stuzzicadenti. Alcuni sì, erano giganteschi, come quei dinosauri dal collo e dalla coda lunghi. Insomma, grossi come un aereo. Ma molti di loro erano piccoli e leggeri, alcuni erano grandi come piccioni. Il più piccolo scheletro di dinosauro mai trovato era una minuscola lucertola topo. Alcuni dinosauri avevano code lunghe più di 14 metri. In questo modo era più facile per loro mantenere l'equilibrio quando correvano. Ma non trascinavano la loro coda lungo il terreno. I dinosauri si mantenevano piuttosto attivi ed erano abbastanza veloci, quindi tenevano la coda in aria per la maggior parte del tempo. Anche se quell'asteroide cattivo ha spazzato via la maggior parte di loro, in giro è rimasto un sacco del loro DNA, che si è trasformato negli animali che conosciamo oggi, come gli uccelli. La prima volta che abbiamo pensato a collegare dinosauri e uccelli è stato quando si è scoperto in Germania un uccello primitivo, Sehrgut. Più tardi, i ricercatori classificarono 2 gruppi di dinosauri a seconda del tipo di anche che avevano. Il primo gruppo sembra abbastanza familiare. Avevano anche simili a quelle delle lucertole. Il secondo gruppo aveva anche da uccello. E un terzo gruppo somigliava a Shakira con la sua My Hips Don't Lie, scherzo. Inoltre un sacco di carnivori di questa specie ormai estinta avevano le ossa piene d'aria. E anche gli uccelli hanno le ossa cave. Gli uccelli possono essere i discendenti viventi dei dinosauri. Ma alcuni animali sono stati testimoni dell'era dei dinosauri. Se solo potessero parlare, serpenti, api, squali, granchi, aragoste, miam, coccodrilli, scarafaggi, anche tartarughe marine verdi. Tutti hanno visto dei veri dinosauri. Che invidia! I dinosauri carnivori camminavano per lo più su 2 piedi. In questo modo potevano essere più veloci e avere le mani libere per afferrare un piccolo snecosauro. I mangiatori di piante camminavano su 4 piedi per poter trasportare i loro corpi pesanti. Alcuni dei più grandi mangiatori di piante avevano bisogno di circa una tonnellata di cibo al giorno. Letteralmente. Immaginate animali così grandi che dovevano mangiare al giorno un mucchio di verdure grande come una casa. Eppure, un enorme cespuglio al giorno toglie il medico di torno. È da lì che è iniziato tutto. Ci sono circa 700 specie conosciute di dinosauri estinti. Sembrano tante, ma probabilmente non le abbiamo ancora scoperte tutte. 5 anni fa hanno scoperto un nuovo tipo di dinosauro. Aveva queste corna tozze proprio sopra gli occhi. Assomigliavano così tanto al personaggio dei fumetti che l'hanno chiamato Hellboy. Negli anni 90 gli scienziati hanno scoperto un cratere nella penisola dello Yucatan, in Messico. Conoscete la storia?
Circa 66 milioni di anni fa, una meteora grande come il Monte Everest colpì il nostro pianeta e riempì l'atmosfera di polvere, gas e detriti che causarono una grave catastrofe climatica, innescando un'ondata di calore e un'onda d'urto che è salita nell'atmosfera, bloccando parzialmente il sole. Game over. Grazie per aver giocato, dinosauri. L'era degli umani non si è mai incrociata con l'era dei dinosauri. I dinosauri sono scomparsi più di 60 milioni di anni fa, ma sono esistiti sulla Terra per 160 milioni di anni. Gli esseri umani dall'aspetto moderno esistono solo da circa 250.000 anni. Ci mancano solo 59 milioni di anni. Non tutti i dinosauri erano in vacanza in Messico quando l'asteroide ha colpito la Terra. C'erano dinosauri in tutto il mondo, alcuni dei quali vivevano nei deserti, mentre altri in zone vicino ad antichi fiumi circondati da fitte foreste e ricca vegetazione. Non erano troppo schizzinosi, quindi vivevano ovunque, anche in Antartide. Ma allora non era coperta di neve. Entrambi i poli erano ricoperti di foreste. La maggior parte di noi si immagina i dinosauri di colore grigio-verde, come li abbiamo visti nei film. Inoltre, di solito li immaginiamo come delle lucertole giganti. Gli scienziati non sanno ancora molto sulla tonalità della pelle dei dinosauri, ma i ricercatori hanno recentemente trovato delle prove che dimostrano che avevano tutti i colori dell'arcobaleno, perché un piccolo di dinosauro aveva anelli bianchi e arancioni sulla coda. Dinosauro in greco significa lucertola terribile. Gli scienziati pensavano che i dinosauri fossero per lo più a sangue freddo, come serpenti, lucertole o altri rettili. Si è scoperto che si sbagliavano, forse. Alcune prove indicavano che erano a sangue caldo, come i mammiferi. Nel 2014 gli scienziati hanno dichiarato che la maggior parte dei dinosauri erano mesotermi. Un po' di questo, un po' di quello. E a quanto pare molti di loro avevano le piume, proprio come i piccoli di T-Rex. Servivano a regolare la loro temperatura corporea. Un'altra cosa che abbiamo visto dai film e che pensavamo fosse reale: il loro verso. I produttori di solito mescolano insieme un sacco di versi di animali per ottenere l'autentico ruggito dei dinosauri. Il T-Rex di solito è un mix di alligatore, tigre e lo stridio di un cucciolo di elefante. E il temuto respiro del T-Rex è il rumore dell'aria che passa attraverso lo sfiatatoio di una balena. Ti svegli con un gran cerchio alla testa. Ok, numero 1. Che fine ha fatto il tuo letto? E numero 2. Chissà come ci sei finito a dormire per terra nel bel mezzo del nulla. Tra l'altro, dove ti trovi? Sarà mica la giungla? Vicino a te c'è uno zaino con tutto il necessario. Acqua, biscotti, barrette e una giacca. Sì, è il tuo. Va benissimo, però di nuovo, che ci fai lì? Come ci sei finito? La giacca poi non ti serve proprio. Lì in quella foresta fa un caldo torrido. Guardati intorno, ci sono piante dalle foglie enormi. Un denso intrico di alberi e rami. Wow, sembra quasi Jurassic Park. Nemmeno finisci il pensiero che vieni preso dal panico e cominci a correre tra gli alberi. Non una grande idea, forse, ma almeno troverai dove nasconderti dall'enorme strano animale che ti ritrovi davanti agli occhi in mezzo a tutta quella vegetazione. Un dinosauro! Urli, tremante, coprendoti gli occhi. Decisamente l'ultima cosa che ti aspettavi di incontrare stamattina. Però aspetta, un dinosauro che abbaia? Riapri gli occhi. Quella creatura di sicuro ti è corsa incontro, ma ora è lì che saltella, agitando la sua lunga coda. Abbaia e tira fuori allegramente la lingua. Ha un che di familiare. Ma sei un cane? Dici rilassandoti un po'. Più che altro è un canesauro. Chiamiamolo così, per comodità. Grande, grosso e peloso. Somiglia davvero tanto a un T-Rex. Le zampe anteriori sono molto corte e il muso è sì quello di un cane, ma pieno di dentoni affilati. Mentre il canesauro ti fa le feste, ecco un'altra creatura assurda che esce allo scoperto. Bianco e tenero, dalla coda lunga e con delle orecchie enormi. È un conigliosauro. I due animali si mettono a inseguirsi e a giocare insieme. Ma sta succedendo davvero? Il canesauro ritorna verso di te e ti fa capire che vuole essere accarezzato. Lo accontenti, ma non sai proprio che altro aspettarti adesso. E se questo cagnolone dovesse arrabbiarsi o avere fame? Ti chiamerò Max, gli dici, mentre afferri un ramo e lo tiri più lontano che puoi. Beh, almeno questa è fatta, pensi. Il canesauro se n'è andato, ma non hai ancora capito che succede. Cos'è quella strana giungla? Quali altre creature la abitano? C'è da aver paura? Non passa molto tempo che un nuovo verso raccapricciante ti raggiunge. Ed ecco un'altra sorpresa. A pochi passi da te si trova un altro strano bestione.
I suoi occhi ti danno i brividi e sono puntati dritti verso di te. Trattieni il respiro. Forse è finita. Ma poi fai un sospiro di sollievo perché hai capito di che si tratta. È solo una zebra. Ok, una zebra sauro, diciamo. Ma che strano, con le sue strisce bianche e nere e il corpo massiccio e la testa così lunga. La coda sembra un'arma letale e ha la schiena ricoperta di spuntoni ossei. Lo zebrasauro fa un passo avanti. Beh, è una zebra. Sarà erbivoro, quindi, sì? Speriamo. Puoi fare solo tre cose. Scappare, restare immobile o fartelo amico. Wham! Ecco che un altro mostro peloso salta fuori dai cespugli e sembra malintenzionato. Ma che ha da ridere? Ah, ma certo, è una iena. Anzi, uno ienasauro. Già una iena normale ha un morso tra i più potenti in assoluto. Pensala in versione dinosauro. Scegli la soluzione numero uno, la fuga. La zebra sembra capire cosa sta succedendo. Tu intanto corri a perdi fiato, scosti foglie, inciampi nelle radici degli alberi. Salti, scarti, eviti ostacoli e alla fine... Ah, fuori dalla giungla, finalmente! Su una spiaggia, perfetto! Ora puoi fare mente locale e pensare alla tua prossima mossa. Intanto ti godi le onde, la brezza e un bel sole. Fai un bel respiro e chiudi gli occhi. Silenziose, gigantesche zampe calpestano l'erba. Una grossa coda fende elegantemente l'aria. Grande, grigio, massiccio, con artigli retrattili paurosamente lunghi. E la sua testa, dico, guarda la sua testa. Niente, non credi ai tuoi occhi. Riprova, sembra un teschio con zanne affilate e strani occhi gialli. Ma la belva non sembra interessata a te. Si rannicchia, sembra pronta a scattare. Alla fine il gatto sauro decide di rilassarsi. Meno male che non ti ha scambiato per un topo o per un giocattolo. I gatti, si sa, sono imprevedibili. Nel frattempo la spiaggia si è riempita all'improvviso di enormi granchi rossi. Ce ne sono centinaia, usciti a quanto pare a godersi il sole insieme a te. Da quando in qua i granchi hanno 10 occhi e 4 chele? I granchi no, ma questi sono granchi raptor. Questo è troppo. Senza pensarci due volte torni a gambe levate dentro la giungla. Corri senza nemmeno voltarti indietro. La sola cosa che hai in mente è allontanarti il più possibile dai granchi raptor e dalle loro enormi chele taglienti. Alla fine ti ritrovi in un posto ancora più strano. Non è più la giungla di prima, gli alberi sono meno intricati, fa anche più fresco e per terra ci sono dei sentieri. Sei forse in un bosco? Raggiungi una radura e c'è anche un pittoresco lago. Perfetto per fare dei bei selfie, o almeno lo sarebbe se non fosse per quei dino animali e tutto il resto. Un grido lacera la calma apparente di quel lago. Lo riconosci subito, elegante e inconfondibile. Il colore non è quello giusto, però. Si tratta di un pterocigno. Ha il collo e l'aspetto di un cigno, sì, ma ha anche qualche aggiunta, diciamo. Il becco sembra affilato come un rasoio, le zampe hanno possenti artigli e gli occhi sembrano acuti quanto quelli di un'aquila. Ma per tua fortuna va a caccia solo di pesci. Ad ogni modo, il lago offre un paesaggio davvero incantevole, con ninfee grandi quanto un tavolo. Bellissime! E ci sono anche degli enormi rospi sauro, a quanto pare. Eccone uno che salta fuori dall'acqua e atterra su una ninfea con la grazia di un ninja. Da lontano sembra quasi un sasso, ricoperto com'è di una coriacea. Mi sa che quel rospo non c'è verso di tramutarlo in un principe azzurro. Meglio nascondersi piuttosto, potrebbe avere fame, non si sa mai. Ma forse era meglio il rospo sauro di quello che sta arrivando alle tue spalle. Ecco l'enorme testone di un coccodrillo. Sauro, raptor, rex. Insomma, è un coccodrillo, solo molto più grande del normale. Come se non fossero già abbastanza spaventosi. Il rosposauro la pensa come te e si rituffa in acqua, cercando di mettersi in salvo. L'inseguimento ha inizio e ben presto tutti e due svaniscono sott'acqua. Ti scopri a fare il tifo per il povero rosposauro, ma non c'è tempo per pensare alla sua sorte. La terra sta tremando, pessimo segno. Un paio di alberi vicino a te cadono a terra. Sembra che qualcosa stia per radere al suolo l'intera foresta. Ma che cos'è? Una tartaruga rex? Beh, non sembra una grande minaccia, comunque. C'è altro che ti preoccupa piuttosto. Quel ronzio, sempre più forte. Cosa sarà? Sembra proprio un'ape.
speri solo che sia di taglia normale. E invece ecco un ape rex grande almeno quanto te, che atterra sul guscio della tartaruga. Ha zampe a dir poco palestrate e antenne grandi quanto un tuo braccio. Però almeno è da sola, forse. All'improvviso un altro verso raccapricciante. Non ne puoi proprio più. Un'ombra immensa sovrasta tutta la scena. Devi alzare lo sguardo. Ed ecco, un qualche genere di enorme uccello dinosauro. Non stai a preoccuparti di dargli un nome mentre osservi le sue piume rossastre, il becco pieno di denti affilati e... cosa sta tirando fuori dalle ali? Il bestione ha puntato la T-Rex e non vede l'ora di farne un gustoso spuntino. Ma l'insettone fa in tempo a nascondersi sotto al guscio della tartaruga. Bella trovata. Ci vogliono velocità e astuzia per sfuggire a quel mostro. Speriamo che non tocchi anche a... Oh no, come non detto. Ti ha visto e ti fissa. Fai un passo indietro, sperando di non attirare troppo la sua attenzione. Crack! Un rametto sotto la scarpa ed ecco che decine e decine di altre creature alzano la testa verso di te, fissandoti affamate. Non puoi fare altro che scappare più veloce che puoi, ma la situazione sembra disperata. Arrivi sul ciglio di un burrone, là sotto scorre un fiume. Non hai scelta, chiudi gli occhi e salti. Boom! Che botta, sei tutto intero? Riapri gli occhi, sei sveglio. Era solo un brutto sogno, vero? Vero? Viaggiamo indietro nel tempo? È difficile. Voliamo nel Medioevo, alla prima civiltà umana, verso gli antenati dei primi esseri umani, i dinosauri, i primi animali terrestri, le antiche creature marine e così via, fino all'inizio dei tempi. Ed ecco, questa nebulosa è il nostro sistema solare. In questo momento è solo una nuvola di polvere multicolore di idrogeno ed elio che gira. Questa nuvola ha iniziato a restringersi e a diventare più densa. C'è una teoria secondo cui ci sono state esplosioni di supernova vicino alla nostra nebulosa, le cui onde d'urto l'hanno schiacciata in diversi punti, finché il centro della nuvola è diventato troppo pesante. L'enorme peso ha scatenato reazioni nucleari a catena, partite proprio dal centro di questa nuvola. La nuvola si è riscaldata fino a brillare. Presto ha preso la forma di una sfera densa. Ed è così che è nato il nostro Sole. È successo circa 4,5 miliardi di anni fa. Il nostro pianeta non esiste ancora. C'è solo un disco di polvere e detriti spaziali in orbita intorno al giovane Sole. Questi pezzi di detriti si stanno fondendo gradualmente e stanno diventando sempre più pesanti. Diamo un'occhiata al centro di questo agglomerato di asteroidi. Il peso totale dei detriti comprime la regione centrale a tal punto che vi si forma un denso nucleo metallico. L'enorme pressione riscalda il nucleo e la temperatura al centro della giovane Terra raggiunge quasi 6.000 gradi centigradi. C'è un nucleo liquido intorno a quello solido che crea il campo magnetico del nostro pianeta. Ora, quando la radiazione del Sole e del vento solare raggiungono la Terra, si frantumano in uno scudo sotto forma del nostro campo magnetico. Il nostro pianeta brucia. Sembra una palla di lava. Poi inizia a raffreddarsi, formando una crosta solida. A questo punto, all'orizzonte appare un altro protopianeta. Sembra più un asteroide, delle dimensioni di Marte. Questo enorme pezzo di detriti vola verso di noi. Colpisce la giovane Terra a un angolo tale da far cadere una parte del nostro pianeta verso l'esterno. I detriti si rompono in più pezzi e si fermano nella nostra orbita. Dopo un po' si uniscono per formare la Luna. Come risultato di questa collisione, la Terra inizia a ruotare molto velocemente. Un giorno dura circa 5 ore, invece delle attuali 24. Ma la Luna è abbastanza pesante da rallentare la rotazione del nostro pianeta con la gravità. Ora la Terra non sembra un luogo ospitale. Le forze gravitazionali della Luna penetrano in profondità nella Terra e causano una maggiore attività vulcanica. Inoltre, cadono costantemente meteoriti, causando frequenti esplosioni in superficie. Oh! Il gas che esce dai vulcani forma la nostra atmosfera. Il ghiaccio che è stato portato sul nostro pianeta dai meteoriti evapora. Il vapore sale e si trasforma in piogge. Questa acqua piovana cade in superficie, raffreddando la lava e formando i primi laghi e fiumi.
Per diverse centinaia di milioni di anni, la Terra assomiglia alla superficie di Venere. È un posto senza vita che ospita vulcani, in cui ci sono piogge acide, ma niente ossigeno per respirare. Il Sole non era così luminoso come adesso. Inoltre, i suoi raggi riuscivano a malapena a passare attraverso tonnellate di polvere vulcanica nell'atmosfera. Ma circa 3,7 miliardi di anni fa, qui è apparsa la prima forma di vita, organismi unicellulari che non avevano bisogno di ossigeno. Sono apparsi nelle parti calde e poco profonde dell'oceano, vicino alla riva. Questi batteri hanno regnato sulla Terra per quasi 2 miliardi di anni, durante l'eone Archeano, lasciando le stromatoliti, pilastri di terra sul fondo di acque calde e poco profonde. Sono il prodotto di organismi semplici e batteri, evolutisi finché non hanno imparato la fotosintesi. I batteri hanno iniziato a produrre ossigeno assorbendo l'energia della luce solare. Questo ossigeno iniziò con l'ossidare le rocce, per poi riempire l'atmosfera. Inoltre, in questa fase sono apparse le prime alghe, anch'esse produttrici di ossigeno. Questo evento è chiamato catastrofe dell'ossigeno e ha causato la scomparsa di quasi tutti gli organismi viventi dalla faccia della Terra. Per gli organismi semplici, l'ossigeno era tossico e i resti di batteri e microorganismi affondavano sul fondo dell'oceano. Molti milioni di anni dopo, questi resti sono stati riciclati e sotto la fortissima pressione dell'acqua e della crosta terrestre si sono trasformati in petrolio. L'eone Archeano terminò con questa catastrofe circa 2 miliardi e mezzo di anni fa. Allo stesso tempo, sulla Terra si sono formati i continenti, che in seguito sono andati alla deriva negli oceani, staccandosi e formando un supercontinente. Ma per ora, metano e anidride carbonica costituiscono ancora la maggior parte dell'atmosfera, causano l'effetto serra e l'aumento delle temperature sulla Terra. Ma l'emergere dell'ossigeno ferma l'effetto serra e la temperatura sul nostro pianeta diminuisce. Inizia un'era glaciale, la cosiddetta glaciazione uroniana, durata dai 2,4 ai 2,1 miliardi di anni fa. Gli scienziati ipotizzano che il nostro pianeta fosse quasi completamente coperto di ghiaccio in quel momento, anche all'equatore. Un enorme cambiamento se si considera che 2 miliardi di anni fa il nostro pianeta era una palla di lava. Durante la glaciazione uroniana, la Terra era più simile al satellite di Giove, Europa. Anche lì c'è una spessa crosta di ghiaccio, sotto la quale c'è un oceano liquido, riscaldato dal nucleo. L'evoluzione del Sole ha salvato il nostro pianeta. Dalla sua nascita, 4,5 miliardi di anni fa, è diventato più grande e più caldo. Quindi, dopo 300 milioni di anni di era glaciale, la Terra iniziò a riscaldarsi. Ma quasi tutta la vita era stata spazzata via e l'evoluzione dovette ricominciare da capo. Circa un miliardo di anni fa, tutti i continenti del nostro pianeta erano assemblati in un ipotetico supercontinente, Rodinia. E tutti gli oceani formavano il colossale oceano di Mirovia. 750 milioni di anni fa, quel continente si ruppe, ed enormi pezzi di terra andarono alla deriva sul pianeta. Piante complesse e microorganismi multicellulari sono apparsi proprio in quel momento. Ma gli unici abitanti dell'oceano non erano solo alghe, spugne e funghi. Questa è la sprigina, una specie di vermi delle dimensioni di un dito umano. Abbiamo resti di questi animali di circa 550 milioni di anni fa. 541 milioni di anni fa iniziò l'eone Fanerozoico. L'evento principale in quel momento è stata l'esplosione cambriana. Sulla Terra iniziò a sbocciare la vita e apparve una grande varietà di organismi viventi. Molluschi ed echinodermi, come stelle marine e ricci di mare. Gli organismi viventi si sono evoluti, sviluppando non solo uno scheletro interno, ma anche uno esterno, come i trilobiti. Alcuni potevano raggiungere un metro di lunghezza. I loro gusci protettivi suggeriscono che ci fossero predatori negli oceani. In quel momento iniziò a formarsi una catena alimentare. Nello stesso momento, i continenti alla deriva si fusero di nuovo. Questo supercontinente aveva una forma diversa e si chiamava Pannozia. Successivamente si separarono di nuovo e iniziarono a scontrarsi tra loro, fenomeno che ha portato alla formazione di catene montuose. Quindi i continenti si incontrarono per l'ultima volta e formarono il gigantesco supercontinente Pangea, circa 335 milioni di anni fa. Qui possiamo già vedere il profilo dei continenti moderni Africa, Nord e Sud America, Australia ed Eurasia. Apparve una delle più grandi creature marine mai viste, il Dancleosteus.
alcuni potevano essere lunghi quanto uno scuolabus e pesare quanto un grande SUV. La terra aveva un clima caldo e umido che favoriva la crescita più rapida di felci e altre piante, le quali potevano raggiungere l'altezza di un edificio di 3 piani. E per la prima volta nella storia della terra, alcuni animali lasciarono l'oceano e raggiunsero la terraferma. Animali come l'Elgin Herpeton e l'Ittiostega. Ad ogni modo, all'inizio vivevano solo sulla costa, perché la loro pelle non era adatta a un'esposizione costante alla luce solare. Inoltre, avevano problemi respiratori. I primi animali sulla terraferma avevano sia branchie che polmoni, ma i polmoni erano sottosviluppati, quindi dovettero tornare in acqua. Milioni di anni dopo, questi animali si sono evoluti in anfibi più avanzati. Sebbene non fossero più grandi di normali lucertole, potevano già vivere completamente sulla terraferma. Ma questo sbocciare della vita si concluse con una nuova era glaciale. I ghiacciai dai poli si insinuarono lentamente verso l'equatore. Gli animali non erano preparati a fronteggiarli e la maggior parte non è sopravvissuta a questo evento. Ma 290 milioni di anni fa l'evoluzione ha ripreso il controllo e hanno cominciato ad apparire animali terrestri più evoluti. A poco aumentarono di dimensioni, si moltiplicarono e diedero vita a nuove specie, come lo scutosauro e il gorgonopsi. Neanche questo periodo durò a lungo. Solo 40 milioni di anni dopo, a causa di eventi sconosciuti, il 95% di tutti gli organismi viventi sulla Terra smise di esistere. Potrebbe essere stato a causa di un meteorite gigante o di una maggiore attività vulcanica. Inoltre, un'ipotesi afferma che potrebbe essere stato il rilascio di metano dal fondo dell'oceano. Dopo questa estinzione, iniziò l'era mesozoica. È allora che sono apparsi i dinosauri, scrivendo una nuova pagina della storia della Terra.